Non riusciamo a percepire, a capire come mai alcune situazioni possono rimanere funzionanti e in piedi, mentre noi siamo stati appunto costretti a chiudere e penalizzati a non finire. Ci sono troppe disuguaglianze per Matteo Grottaroli, ad oggi senza lavoro né contatto umano con i propri allievi. Gli insegnanti delle scuole di ballo sono fermi da mesi, il virus ha bloccato le danze e nonostante le ingenti spese sostenute per mettere a norma tutti i locali, non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. Una volta che finalmente ce l'avevamo fatta, ci hanno proprio tagliato la testa lasciandoci a piedi, senza logicamente manco riavere un rimborso, riavere degli aiuti, cercare in qualche modo di comprenderla questa situazione. Quindi sono sentimenti tristi perché non riusciamo a capire come mai non si riesca a trovare la giusta misura per riuscire a galleggiare. Dopotutto, quello che abbiamo fatto, abbiamo la certezza che le nostre sale, il lavoro che facciamo, probabilmente sono tra gli ambienti più sicuri in assoluto. Dopo una spesa complessiva di circa 3.000 euro sostenuta insieme alla collega e titolare Valentina Berloni, Matteo ci assicura abbiamo fatto il possibile per rispettare tutti i decreti che si sono susseguiti dal mese di marzo. L'insegnante lo scorso anno aveva deciso anche di lasciare l'attività nelle altre palestre e di concentrarsi soltanto in questa perché è spaziosa e facilmente gestibile in modo tale da allinearsi alle norme anticontagio. Termoscanner e autocertificazione all'ingresso, gel igienizzante per mani e scarpe, bollini a terra per il distanziamento interpersonale e addirittura mascherine realizzate per gli allievi, ma mai consegnate, perché da un giorno all'altro il governo li ha fatti chiudere di nuovo. Abbiamo visto che è possibile lavorare in sicurezza, perché pensate che una persona adesso per entrare in qualsiasi centro commerciale scende dalla macchina, passa dalla porta d'ingresso, prende il carrello e magari neanche se lo mette il gel nelle mani. Lo stesso carrello, ad esempio, potrebbe essere preso da una persona anziana dopo e poi magari si porta le mani al viso senza farci caso e il virus potrebbe passare. Qua da noi una cosa di questo tipo non accade. Noi obbligati e volenterosi nel fare appunto rispettare queste regole, la palestra diventa assolutamente questa, come tantissime altre, uno dei luoghi più sicuri. Quello che si potrebbe fare quindi, sarebbe appunto la nostra proposta, è fare un piccolo passo indietro, tornare a lavorare con il minimo indispensabile per cercare di sopravvivere, perché è impensabile in questo momento riuscire a immaginarsi di tornare a breve ai numeri di prima, per carità, ma almeno tentare la sopravvivenza, applicando queste regole meticolosamente e essendo anche magari controllati che ci sia un organo che giri all'interno delle strutture e dica questa non è adatta, questa invece sì, e quella adatta magari la facesse lavorare con dei numeri. Questo è il discorso. Così pian piano cominciamo a ripartire perché viviamo nella sensazione di abbandono più totale.